Passiamo al prossimo premio, che è quello di professionista dell'anno, boutique di eccellenza, diritto sindacale e relazioni industriali e istituzionali. Il premio va a Massimiliano Arlati, di studio Arlati Ghislandi. Per la grande preparazione in tema di diritto sindacale, relazioni industriali e istituzionali, e per essere il cofondatore di uno studio poco tradizionale che si propone invece di essere più una società di consulenza concepita per gestire progetti in team con naturalmente l'obiettivo dell'eccellenza. Studio poco tradizionale, lo avete sentito nella motivazione che ho letto poco fa. Io saluto l'avvocato Massimiliano Arlati, Managing Director dello studio. Buonasera e bentrovato. Buonasera, buonasera. Studio poco tradizionale, è anche per questo che il nostro comitato scientifico ha deciso di assegnarvi questo premio. Allora, mi spieghi perché, anche insomma, un commento a margine del premio stesso. Ma non è completamente merito nostro, noi abbiamo sempre avuto a che fare con delle aziende multinazionali e quindi con dei grossi progetti di outsourcing che non possono essere gestiti nel modo tradizionale da un professionista unico che si occupi di una pratica o di un insieme di pratiche. Per questo abbiamo sviluppato un concetto un pochino innovativo, devo dire, nei confronti, guardando i miei colleghi, che è quello dell'approccio in team, dove la multipraticità viene analizzata e viene affrontata in modo sinergico da più professionisti e da più team. Questo ci ha consentito di lavorare innanzitutto con un livello professionale leggermente più alto, perché evidentemente le cose sono curate dallo specialista singolo e specialista della materia. Contemporaneamente ci consente volumi di lavoro indubitabilmente notevoli. Certo, ecco, con che prospettiva state guardando e analizzando questo periodo, ovviamente in versione di futuro? Cioè, insomma, credo che siate proiettati già oltre a questo mese, che ha visto comunque la ripartenza di tutte le attività. La ripartenza, mi viene da dire, proprio del paese. Ma noi facciamo un lavoro molto in controtendenza, nel senso che, occupandoci di gestione degli esuberi, è chiaro che nei momenti in cui le aziende soffrono perché hanno a che fare con una necessità di riduzione delle risorse, noi abbiamo il nostro carico maggiore di lavoro e contemporaneamente abbiamo la maggiore spinta dal punto di vista professionale, perché sono temi in cui sbagliare è veramente ha degli effetti negativissimi. Quindi siamo stati molto carichi per tutto quanto il periodo e direi che siamo riusciti a dare, da un certo punto di vista, sia un alto contenuto di informazione sia una discreta quantità di lavoro supportando tutte quante le varie aziende. Per il futuro, anche grazie probabilmente a questo premio, la vediamo molto rosea, nel senso che il lavoro fatto fino adesso, che è stato anche un lavoro di riduzione, adesso si consolida e consente probabilmente i progetti di sviluppo delle aziende, quindi la parte, da un certo punto di vista, motivazionalmente più interessante, più bella. Certo, certo. Beh, mi fa piacere sentire che grazie anche a questo premio vedete la situazione più rosea. Effettivamente è di buon auspicio, dai, diciamoci la verità, anche perché comunque vuol dire, se siamo arrivati a parlarne oggi in un momento in cui c'è tanta incertezza, vuol dire che la strategia messa a punto proprio in passato è servita a qualcosa, no? Si dice sempre, io l'ho ripetuto anche nei nostri awards di ieri sera, che è meglio prevenire che curare, e quindi è un po' la formula che si può associare anche nell'ambito di riferimento di cui stiamo parlando questa sera. Ma glielo dico l'anno prossimo se ci premierete ancora. Va bene, questa va bene, ok, io me lo segno, mi ricorderò quello che mi ha detto, anzi devo parlare col comitato scientifico, però insomma se mettiamola così, io lancio anche a lei una sfida: se porterete avanti tutto quello che mi ha detto questa sera e soprattutto se continuerete con la strategia che avete messo a punto in passato, indubbiamente ci vedremo ancora. Bene. Così abbiamo una doppia, abbiamo legato il fazzoletto a una doppia cosa, va bene? Mi ha legato, sì. Davvero, allora ce lo ricorderemo. Senta, è stato anche molto simpatico, grazie mille all'avvocato Massimiliano Arlati e complimenti ancora per questo premio. Grazie a voi, saluti. Grazie, arrivederci e noi continuiamo ancora, andiamo a vedere il prossimo premiato.